ricordo che una volta si giocava a calcio, non c'era violenza. È importante oggi che sia una partita molto corretta e che vinca i migliori. Thank you.
incontro che tutti quanti stavamo aspettando. A breve presentiamo le squadre, vorrei sentire l'applauso del campionato, eccolo!
Oggi abbiamo assistito a una partita del cuore, diciamo, da due le parti. Soprattutto quello che mi fa più piacere è quello di vedere che ha trattato lo sport. I ragazzi in campo si sono comportati veramente da veri sportivi, hanno aiutato l'arbitro affinché la partita procedesse su una linearità perfetta, che è stata una partita prevalentemente da pareggio. L'episodio è determinato a rigore, per cui non è che, diciamo, questo deve scorreggiare la seconda del Siderno. Sì, Locri già è sulle ali dell'entusiasmo e sicuramente il mio servizio arriverà come primo. Il Siderno deve lottare per arrivare al secondo posto, sperando di per il Siderno sempre possa distanziare la terza di 10 punti in modo da aiutare il playoff. Ripeto ancora una volta, come responsabile del CONI, io sono molto molto contento di come è andata la partita dal punto di vista sportivo, sia in campo sia negli spazi. Tifoseria molto sportiva, tifoso acceso ma misurato, quindi tutto bene, e quindi applauso ai giocatori e al pubblico. A giocare, come ho detto sempre, le partite tranquillamente e cerchiamo di impegnarci e di vincere. Soddisfatto però di questo successo? Soddisfatto, certo, soddisfatto. Vabbè, ero sicuro che noi oggi avremmo vinto. C'è una superiorità come squadra che si evince, si vede, abbiamo notato tutto, una squadra che va oltre il campionato di promozione. C'è la base per l'anno prossimo. C'è la base per l'anno prossimo. L'ultima battuta, un voto al pubblico tutto, però sia quello di Locri che di Siderno. Un 10 va. Veramente un pubblico meraviglioso, sia quello del Siderno sia quello del Locri. Grazie. Allora, il rigore purtroppo è il terzo palo che prende sul rigore, però questa volta siamo stati fortunati perché è stato bravo Tedesco a crederci, a fare gol. Una vittoria importante che si aspettava all'Opi da tantissimo tempo. Ci tengo a precisare che 15 anni fa l'ultima vittoria del derby io c'ero in panchino e anche stavolta ero presente, quindi questa è una bella soddisfazione. Personalmente voglio dedicare questa vittoria a due persone solamente. Prima a mio padre, che era un grande dirigente, e a Don Ciccio Barbaro, che era anche un giornalista grande tifoso dell'Opi.